Bentrovati, ultimo appuntamento settimanale con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Giù le mani dal Foggia. L'ultima volta che da queste parti si è alzata la voce di padron Nicola Canonico risale qualche giorno fa, lunedì scorso, ricorderete, è in circa 45 minuti in cui l'imprenditore di Palo del Colle si è soffermato a fare il punto sulle vicende rosso-nere. Inevitabile, c'è stato un passaggio legato alla programmazione per la nuova stagione. Noi abbiamo letto inevitabilmente una sorta di ridimensionamento del progetto, perché Canonico, che in questo momento è sicuramente preso da mille altri problemi, è di inutile che ve li stia a sottolineare, ha ammesso candidamente che attualmente la rosa del Foggia è composta da 15-16 calciatori, che ce ne sono alcuni che hanno costituito l'asse portante della squadra dell'ultima stagione, che sono tornati al legittimo proprietario, erano calciatori in prestito. Mi riferisco evidentemente ai Costa, anziché ai Bjarkason, oppure ai Kontek, per finire ad Ogunsei, e dunque diciamo che un po' l'ossatura portante si è sfaldata attraverso questi ritorni alle società di appartenenza per fine prestito. E, che di questi 15-16 giocatori in forza è da prevedere che qualcun altro possa considerarsi anche in uscita, e allora inevitabilmente abbiamo pensato per esempio a due nomi su tutti, vale a dire Frigerio in prima battuta e Garattoni subito dopo, anche perché insomma Frigerio ci risulta essere un gioiellino che in ci fa gola alle squadre che vanno per la maggiore, ma avrebbe mercato anche in Serie B, mentre per Garattoni, ricorderete, ci fu il prolungamento del contratto, però sappiamo con la mezza promessa ora di cederlo al miglior offerente, dovrebbe essere il Venezia. Ma non ci sfugge anche un altro particolare, che ci sono alcuni elementi attualmente sotto contratto con il Foggia che gradirebbero cambiare aria. Inutile che vi faccia i nomi, ma per esempio due giocatori come Petterman e Di Pasquale sicuramente ambiscono a fare il salto di qualità, e riteniamo che non avrebbero difficoltà anche a trovare possibili acquirenti. Allora, in uno scenario assolutamente indefinito, qual è quello in questo momento qui dalle parti di Foggia, in cui anche bisogna mettere in preventivo, insomma, che alla luce dei ricorsi ci può anche stare che i campionati slittino il loro inizio magari di 2-3 settimane, il che consentirebbe anche di rimediare eventualmente al ritardo accumulato fino ad oggi per la programmazione. Bisogna fare molta attenzione, e qui evidentemente ci rivolgiamo a Nicola Canonico. Questo gruppo, che alla luce adesso delle defezioni di cui sopra, necessita di essere rivisitato a tutto tondo, va puntellato laddove mai con acquisti di spessore che diano sostanza a questo organico e che non lo mettano nella condizione di essere competitivo anche per la prossima stagione, giammai di essere ulteriormente smantellato. Sarebbe, come dire, un segnale di resa incondizionata su tutto il fronte, e metterebbe il Foggia nella condizione di ripartire praticamente da zero. Noi siamo certi
che canonico invece stia meditando, forse anche, perché no, di rilanciare la sua scommessa con il Foggia. In fondo, dall'imprenditore barese, meglio attendersi sempre tutto e il contrario di tutto. Ma mi raccomando però, giù le mani dal Foggia. Tuteliamo il patrimonio Foggia. Ciao!